Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere dalle casette colorate alle mie spalle, oggi vi ho portato a Burano. Non è una giornata splendida, ma perlomeno ha smesso di piovere, quindi posso girare senza ombrello. Appunto, farò una notte a Venezia, ma Venezia la vedrete nel prossimo video. E mentre vago per le stradine dell'isoletta, direi che posso farvi vedere appunto quello che vedrò, tipo il campanile storto che ho qui davanti. Burano è una delle isole più famose di Venezia, in particolare per le case colorate dei pescatori, in modo da poterle distinguere nei giorni di nebbia. Già all'attracco del vaporetto è posta una particolare statua dell'artista locale Remigio Barbaro. Piazza Baldassarre Galuppi invece è il cuore pulsante dell'isola, con al centro una statua dedicata appunto al musicista buranese. Sempre sulla piazza si affaccia il Museo del Merletto, che purtroppo era chiuso, ma potete ammirare questa antica lavorazione anche in alcuni negozi dell'isola. Una visita meritano ovviamente la Cappella di Santa Barbara e la Chiesa di San Martino Vescovo. Tra tutte le case colorate, però, ce n'è una che spicca più delle altre, che è quella che vedete dietro di me, che è la più colorata in assoluto di Burano e che è la casa di Beppi. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Qualche piccola informazione prima di lasciarvi con appunto il finale del video. Per arrivare a Burano avete diverse opzioni, o prendete un tour organizzato oppure come me prendete un vaporetto. Io appunto ho preso un vaporetto a CTV della linea 12 che parte da Fondamente 9 e vi porta a Burano in circa 45 minuti. Per scelta mia ho visitato solo Burano, quindi mi conveniva prendere un biglietto andata e ritorno da 15 euro. Ma se volete fare più tappe, peraltro la linea 12 si ferma anche a Murano, Torcello e Mazzorbo, che possono essere interessanti da vedere, vi conviene prendere un biglietto giornaliero da 20 euro. O nel caso aveste in programma di fare più giorni e quindi di usare il biglietto per più di 24 ore, c'è il biglietto da 48 ore, che se non ricordo male costa 30 euro. Burano è davvero molto molto bella, in questo periodo in cui non c'è molta gente in giro è assolutamente una visita consigliata, anche se non dovesse esserci un tempo magnifico come quello che ho trovato io, perché comunque sia le case colorate rendono anche in una giornata uggiosa. Quindi non mi resta che dirvi di lasciare un bel like se avete trovato questo video interessante. Nel caso non siate iscritti, iscrivetevi e attivate anche la campanella in modo tale da essere avvisati con una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Se avete qualche altro consiglio riguardo a Burano che io non ho dato, lasciate pure un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!